Da venerdì 15 novembre il Museo Nazionale d'Abruzzo si arricchisce di un nuovo percorso inclusivo permanente all'interno del bastione est del castello attraverso due modelli tattili 3D esplorabili da tutti, ma in particolar modo dalle persone con disabilità visive, si potrà accedere alla comprensione del mammut ritrovato ormai 70 anni fa. Il primo modello tattile restituisce il cranio del fossile, il secondo riproduce l'ipotesi ricostruttiva del mammut. Permetteranno a tutti i visitatori, in particolar modo ai non vedenti e agli ipovedenti, di poter esplorare il cranio del mammut, così come il mammut in carne e ossa. Quindi abbiamo fatto un passo avanti ulteriore nell'accessibilità del museo a tutti i diversi pubblici e siamo sicuri che incontreranno il favore dei visitatori. Ecco, è un progetto che avete realizzato proprio voi come museo? È un progetto che nasce da un'idea del museo in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, che ha realizzato materialmente i modellini, basandosi però su un rilievo 3D dell'Università Sapienza di Roma, che anni fa aveva realizzato il tutto grazie anche all'intervento degli specialisti Adelaide Rossi e Silvano Agostini.